Ciao. Ciao, io sono Daniele e io sono Anna. Benvenuti o bentornati nel Cigno del Grifone. Oggi metteremo in pratica una delle tante cose che abbiamo provato insieme fino adesso, ovvero restare finalmente a dormire fuori, all'aperto, ovviamente in un luogo sicuro per noi ancora, e cercare di capire come poteva essere, cosa significava realmente dormire fuori, diciamo, per le persone del Medioevo, quindi nel 1200. L'ipotesi è quella che dopo aver camminato per tanto tempo, quindi dopo una giornata in cui abbiamo fatto un percorso che non conosciamo, quindi un tragitto nuovo, ovviamente si fa sera, abbiamo l'esigenza di trovare un posto che possa essere comodo per poter dormire. Prima cosa è, come vedete alle nostre spalle, un luogo che possa essere anche magari una vecchia casa abbandonata, un vecchio rudere che possa accogliere magari solo per la notte e potervi dormire al sicuro anche dagli animali. Ad utilizzare della corteccia di albero, delle fronde che abbiamo raccolto, andremo a creare questo letto, ricoperto poi tutto di coperte di lana, e ovviamente con un fuoco acceso davanti a noi dovremmo in teoria riuscire a dormire al caldo. Quindi abbiamo voluto ricreare, come diceva lei poco fa, quella situazione tra virgolette estrema che coglieva di sorpresa il viaggiatore e magari la stazione di posta era ancora troppo distante da lui. Ok, buona visione. Del giaciglio, ovviamente non è ancora finito, l'abbiamo dato una prima tesata, verrà coperto tutto con coperte di lana, e in questa zona qui abbiamo approfittato di questo piccolo spazio dove ci accenderemo il fuoco per rimanere caldi la notte. Di legna ne abbiamo a sufficienza, quindi a fra poco. Buon andato. Qua in notturna, attualmente è quasi l'una di notte, il fuoco ha preso bene, abbiamo un'accetta, ci siamo portati un'accettina e una piccola scorta di legna che abbiamo spaccato. Diciamo che con questa impostazione dovremmo riuscire a rimanere caldi circa fino alle 6-7 di mattina. Il giaciglio in questo momento non lo vedete completo, lo vedrete domani mattina,
perché la fotocamera non riesce a inquadrare bene vista la poca luce che fa il fuoco. E niente, adesso ci tocca solamente andare a dormire e farvi sapere le nostre conclusioni. Speriamo di svegliarci riposati e al caldo. Ciao, buongiorno a tutti. Ovviamente la voce che sentite è una voce abbastanza di sonno. Considerate che abbiamo dormito pochissimo, un po' perché per preparare tutto quanto, comunque si è fatto tardi. Per prendere sonno, comunque ce n'è voluto perché avevamo tanto rumore dei cani che ci impediva di fare sonno. Qua siamo comunque in una zona protetta, in una zona recintata. Ma comunque ci ha impedito tanto di prendere sonno, quindi abbiamo veramente pochissime ore. Però Beh, diciamo che noi abbiamo constatato che comunque, almeno per noi era la prima volta l'esperienza vissuta in questo modo, dormire proprio in questo modo, nel senso sì, ho dormito anche io in altre occasioni fuori da casa, però non proprio così. E quindi ci siamo accorti che ovviamente non siamo più abituati a dormire all'aperto in generale, nel senso tutti i rumori, tutte le cose sobbalzi perché non sai che cos'è. Che animale è, se sono solo foglie, se qualcuno, quindi comunque c'è maggiore apprensione. Sì, è vero, come diceva lui, qui siamo, diciamo, tra parentesi, protetti, non siamo in un bosco reale, però comunque c'è tanta di questa ansia dovuta al fatto che noi non siamo più abituati, secondo me, a dormire proprio all'aperto come facevano sicuramente nel Medioevo. Sicuramente nel Medioevo avrebbero preso sonno tranquilli verso le 7 di sera, si sarebbero risvegliati alle 5. Adesso sono più o meno le 6 e mezza. Ci siamo svegliati presto perché così potevamo comunque farvi vedere anche il letto e dove abbiamo dormito. il letto ha della corteccia asciutta, delle foglie per ammortizzare maggiormente, un lenzuolo in cotone. Sopra abbiamo messo una coperta di lana merino. La lana ovviamente contiene lanolina, quindi impedisce all'umidità comunque di passare. E questo praticamente ci ha protetto dall'avere le spalle umide. Infatti noi comunque addosso siamo asciutti. No, sì, non abbiamo avuto particolare freddo No, durante la no, notte. almeno comunque abbiamo caricato abbastanza bene il fuoco, abbiamo preso comunque sonno tardi, quindi ogni tanto il pezzo di legno lo mettevamo, quindi abbiamo avuto anche abbastanza. Io ho sudato, io veramente ho sudato. Dopodiché ci sono altri due strati di lana e di là c'è un altro pezzo di lana perché ovviamente questa coperta è più piccolina e andava aggiunto un altro pezzo. E poi abbiamo utilizzato dei mantelli in lana per coprirci ulteriormente, gli stessi mantelli che ovviamente una persona poteva usare durante il viaggio. Questa è stata la nostra copertura insieme al nostro velario, quello che usiamo solitamente durante le rievocazioni, e ha impedito ovviamente all'umidità di scendere. Un'altra cosa di cui ci siamo resi conto è che questo era semplicemente un esempio, però nonostante fosse una prova pratica in un posto sicuro, dove ovviamente a parte trasportare le cose non abbiamo dovuto fare molti chilometri a piedi e quindi abbiamo portato tutto con la macchina, abbiamo dovuto occupare tanto spazio con tante cose e quindi ovviamente dovendo andare a piedi questa cosa sarebbe pressoché impossibile. Perché? Perché sono tante cose comunque pesanti e anche se le portiamo con lo zaino, quello che vi abbiamo fatto vedere in un altro video, Andatevi a vedere il video. è comunque un peso troppo eccessivo per delle persone che magari dovevano affrontare dei percorsi anche molto scoscesi su delle montagne, quindi questa cosa
non poteva essere molto funzionale per delle persone che andavano a piedi. Quindi abbiamo ipotizzato che o potessero avere magari meno coperte, ma ovviamente più pesanti, quindi magari che uno strato magari fosse equivalente a 2, 3 coperte di queste, oppure che se avevano tutte queste cose, tutti questi oggetti, per forza c'era l'esigenza di un carretto o comunque di una carovana, bisognava unirsi a qualcun altro che stava facendo il cammino. Magari, come nel nostro caso, iniziavi da solo, iniziavi per qualche motivo particolare, per un'esigenza, per necessità, e quindi partivi con quattro cose, e poi via via lungo la strada ti univi o compravi, acquistavi altre cose fino ad arrivare comunque a possedere lungo il viaggio, ovviamente, un carro o una carovana che ti permettesse di portare tutte queste cose. La prova è uscita abbastanza bene, abbiamo dormito pochissimo come ho detto prima, quindi adesso smontiamo tutto, diciamo, il piccolo accampamento e quindi non ci resta che salutarvi. E niente, grazie della visualizzazione, grazie per essere con noi. Se volete commentate, scriveteci, fateci sapere cosa ne pensate, che idea vi siete fatti, se siamo stati abbastanza realistici per voi, dateci dei consigli su come migliorare ancora il canale, su altre idee. Ovviamente questa non è l'ultima tappa, perché come sapete il nostro scopo è quello di arrivare a fare realmente un cammino di più giorni, e quindi dovevamo testare, oltre a restare fuori intere giornate, come si poteva dormire, e adesso non resta che organizzare una vera e propria tappa all'esterno, che comunque è nei progetti e poi ve ne parleremo più avanti. E niente, grazie di tutto e alla prossima. Ciao! Ciao!